Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo qui presso l'azienda agricola Bombozzi per andare a effettuare la potatura di questa giovane oliveta. Vi ricordo che questo video è in collaborazione col Maxi Garden, che mi ha gentilmente offerto di provare queste fantastiche attrezzature della linea Volpi. Quindi per l'occasione abbiamo la forbice, stavo già usando, e inoltre abbiamo qui il seghetto. Comunque, senza perderci in dati tecnici, che poi magari facciamo un breve accenno dopo, spostiamoci all'oliveto e andiamo a vedere bene come si fa la formazione delle piante, delle giovani piante dell'olivo. Dai, vi porto un po' con me. Comunque ragazzi, ora ho in mano la forbice e andiamo a vedere un po' come si riformano queste piante, queste giovani piante a vaso policonico. Infatti il vaso policonico ci offre numerosi vantaggi che magari nel mentre vi spiegherò. Io direi che ora vi metto sul cavalletto e vi do qualche nozione per andare a effettuare al meglio la potatura. Questa è una giovane pianta di olivo. Magari vi metto qui vicino un'immagine della forma definitiva che deve avere la pianta, ma spendiamoci magari due o tre parole. Il vaso policonico ci offre la possibilità di avere un'ottima produzione, quindi un'ottima resa, attuando minor tagli cesori, quindi ottimizzando tutta quella che era la raccolta e anche il dispendio energetico in fase di potatura. E naturalmente le giovani piante devono essere formate. Scelgono dalle 3 alle 4 branche per andare a fare i coni. Quindi in questa parte qui avremo il maggior numero di la massima vegetazione e la produzione la dovremo avere all'esterno. Le cime devono essere ben definite, su ogni branca al massimo una cima, e magari adesso vi avvicino un po' e vediamo insieme quali tagli effettuare. Abbiamo detto che dobbiamo scegliere dalle 3 alle 4 branche. Naturalmente è normale trovare delle dicotomie qui, quindi vuol dire che la branca si dirama in più rami. Comunque bisogna scegliere al massimo una branca principale, che è poi quella che ci darà la continuità linfatica fino alla cima, la cima lassù, che poi ora andremo a definire. Quindi togliamo tutto ciò che sta all'interno per avere maggiore areazione, e naturalmente i rami che sono qui all'esterno li lasciamo, perché sono quelli che ci daranno poi le drupe e la produzione, la chioma in tutta la sua interezza. Allora, abbiamo detto che dobbiamo scegliere, tanto qui ho pistato, dobbiamo scegliere 4 branche, quindi bisogna togliere tutto quello che ci va a chiudere la chioma, quindi togliamo quasi tutti i rametti che ci vanno all'interno. Tanto qui si può scegliere l'opzione con la chiusura minore, eccola qui, e andiamo a fare qualche taglio di ritorno. Le branche devono essere ben definite e non devono andare in competizione naturalmente tra di loro. Quindi qui ad esempio c'è una dicotomia, però noi abbiamo scelto questa branca come branca principale. Quindi se magari il mio assistito mi dice qui cosa vogliamo fare, la vogliamo lasciare questa che prenda il sopravvento, facciamo un taglio di ritorno. Sì, ok, facciamo un taglio di ritorno qui e qui. Questo poi magari successivamente, quando la pianta si rinforzerà, si andrà a fare la scelta diciamo definitiva. Quindi la produzione, come vi ho detto, la produzione deve stare all'esterno. Quindi io ora applico una tecnica che non vi deve venire in mente di fare.
anche perché è pericoloso e non mi prendo nessuna responsabilità di ciò. No, va bene, comunque è una semplice torsione in modo tale che la parte vegetativa e naturalmente questa sarà la parte produttiva andrà a scendere, perché l'olivo ha questa diciamo particolarità: tutte queste parti verdi man mano scenderanno e verranno sostituite da altre parti verdi. Quindi queste parti verdi qui che sono diciamo le quelle più longeve andranno a disseccarsi, quindi noi andremo a fare la potatura verde e andremo a togliere in pratica il secco che è all'interno della pianta, lasciando le parti quelle giovani che poi ributterà. Scegliamo, come abbiamo detto, una cima che deve essere una cima ben definita, quindi io direi di scegliere questa qui, e che soprattutto non deve andare in competizione con altre formazioni. Quindi ad esempio questa parte qui vediamo che è vicina, veramente vicina, quindi la togliamo, e questa parte qui che va all'interno della chioma la togliamo dato che ce la chiude. I rametti, questi diciamo quelli esili, li possiamo anche lasciar stare, non hanno una grande vigoria. Noi dobbiamo togliere le cose maggiormente vigorose che poi ci potranno dare fastidio. Fare una buona potatura significa far entrare prima in produzione la pianta, raccogliere prima e naturalmente rispettarla. Allora, quindi facciamo il giro, io passo sotto, eccoci qua, e abbiamo detto qui questa è la branca che abbiamo scelto, quindi la parte questa qui la lasciamo perché ci darà la la produzione. Questa posso fare la torsione, quindi effettuata la torsione, questa con il peso della produzione, quindi con il peso delle drupe, andrà a scendere e quindi siamo a posto. Qui, ah miseria, casco, cado, possiamo togliere questa, e qui abbiamo l'altra branca, quella che abbiamo deciso di lasciarla come branca principale. Togliamo le formazioni, ci vanno a chiudere la chioma, e ok, scegliamo una cima che deve essere naturalmente ben definita, quindi io direi che si può pensare a questa qui, sì, ok, e questa qui, facciamo un taglio di ritorno qui e togliamo questo. La cima qui è ben definita, non ci sono competizioni, quindi direi che siamo a posto così. Allora, altra branca, stesso discorso, questa parte qui che ci va all'interno la togliamo, questa parte qui, qui ancora c'è un'oliva che ci va all'interno, possiamo togliere, ok, e qui scegliamo per la cima appunto la parte più esterna, oppure oddio, adesso qui si può fare anche una scelta, magari anche sulla parte questa qui più giovane, questa magari è vecchia, quindi si potrebbe optare per un discorso di ringiovanimento, così. Quindi magari se il mio assistito mi dice cosa vogliamo fare, la vogliamo, capito, io vogliamo fare cosa, lasciamo questa, ok. Ok, quindi abbiamo detto questa sarà la nostra cima, quindi
facciamo qualche taglio di ritorno per abbassare tutte le competizioni. Questa si può togliere e questa si può togliere, ma io quasi quasi lascerei questa, quindi questa che va all'interno. Quindi questa è una cima ben definita. Tanto vi metto sul cavalletto e vi faccio mandare magari il time lapse, almeno noi continuiamo a potare. Queste sono veramente veramente ottime. Si vede la qualità, cioè pesano magari un attimino di più, però tagliano veramente che una bellezza. Poi magari tra poco, quando ci saranno dei rami più grandi, proviamo il potatore, che voglio veramente mettere alla prova. Dai, tanto andiamo a potare noi. Ma per chi vuole la qualità e chi vuole avere una macchina performante, questa veramente gliela consiglio. Comunque ora andiamo su una pianta qui e vi spiego un po' cos'è il taglio di ritorno, che è una tecnica veramente veramente utilizzata sulla potatura dell'olivo. Tanto qui abbiamo portato qualcosa in basso perché, come vi ho detto, la potatura deve essere deve fare in modo che la pianta produca in basso. La raccolta deve essere comoda, le cime devono essere alte e ben definite, eccole qui. Quindi qui abbiamo portato qualcosa in basso così, anche questo andava qui a competere con la cima, l'abbiamo portato in basso in modo tale che ci darà produzione. E per ora è bruttina, devo dire, però poi vedrete che quando si imposterà farà la sua bella figura. Ragazzi, ma che cos'è il taglio di ritorno? Questo famigerato il taglio di ritorno. Taglio di ritorno non è altro che un taglio effettuato vicino ad un'altra ramificazione, in modo tale da riportare o in basso oppure ridirezionare la pianta a nostro piacimento, in modo tale naturalmente di rispettare la pianta. E far proseguire il ciclo linfatico e naturalmente fare una cosa di questo genere non è assolutamente diciamo permesso in potatura dell'olivo. Quindi o si fa un taglio a raso oppure si esegue un taglio di ritorno. Ad esempio qui un taglio di ritorno quale può essere? Abbiamo queste due, chiamiamole così, cime, e vediamo che questa qui è più bassa rispetto a quell'altra. Naturalmente per riportare, anche se di poco, in basso la pianta, noi andremo a effettuare un taglio vicino alla biforcazione, ecco, in modo tale che abbiamo una cima sola e permettiamo il continuamento del flusso linfatico. Ragazzi, siamo ora al secondo giorno di registrazione di questo video e oggi vi voglio, prima di tutto voglio farvi vedere un po' cosa troviamo all'interno delle valigette. Infatti vi avevo detto che avremmo fatto un focus e colgo l'occasione per andare a provare il seghetto. Questo infatti è il seghetto nuovo di zecca della Volpi. Lo andrò a provare su alcune tavole che magari ho da tagliare e alcuni tronchetti di legno di quercia abbastanza duri, dato che questo è risultato, diciamo, il migliore almeno sulla carta per rapporto qualità prezzo. Quindi lo testiamo veramente insieme. Quindi io direi, prima di tutto, la forbice la mettiamo qua,
Ecco. Poi apriamo la valigetta. Faccio vedere cosa c'è all'interno. Naturalmente la valigetta buona dal punto di vista costruttivo. Troviamo il seghetto. Madonna mia, che bestia di seghetto, è veramente enorme. Qui c'è il comodo serbatoio dell'olio, e l'olio me lo sono preparato qui. Come sempre, catena, lama. Ora andiamo, direi, a metterci la batteria. Questo naturalmente è dotato di due batterie, e poi abbiamo il kit per la manutenzione. Ah, c'è anche, cosa molto molto interessante, questo intanto lo appoggio qui, una piccola lima per affilare la catena. Ottimo, ottimo. Quindi io direi ora di inserire la batteria e andiamo a tagliare qualcosina, dai. Intanto ci mettiamo dentro al serbatoio l'olio. Ah, guardate che particolarità, c'è anche quasi un filtro qui, una maglia di metallo, veramente possente come macchina, e offre anche la possibilità di regolare il tensionamento della catena. Infatti, se non sbaglio, il suo cacciavite è doppio, cioè da una parte abbiamo cacciavite piatto e l'altro a stella. Ottimo. Allora, intanto questo lo mettiamo magari qui, e poi ci andiamo ad aggiungere l'olio per catene della motosega. Mi raccomando, usate un olio di qualità. Ecco qua. Non so sinceramente quanto olio può contenere questo, comunque vedremo la durata poi nell'utilizzo. Due batterie, queste sono da 14 volt, quindi anche con la batteria il macchinario diventa abbastanza, non pesante, ma massiccio. Dai, andiamolo a provare in campo. Mamma mia, ragazzi, wow, veramente non pensavo, è una bomba. Con questo allestimento qui è veramente una bomba. Inoltre io non mi ero accorto, ma togliendo la batteria, qui c'è un tastino che è quello dell'accensione e spegnimento. Qui infatti quando ero andato a provarlo non mi partiva perché stava sul rosso e invece doveva stare sul verde. Il serbatoio ha una buona autonomia, ci
si riesce a fare tranquillamente una mezz'oretta, anche di più. La cosa veramente interessante è l'artiglio, questo qui che su altri macchinari simili non c'è e offre veramente il vantaggio di avere dei tagli precisi e di aggrappare bene, diciamo, anche la pianta. Che dire, anche la batteria, ottima autonomia. Se pensate magari di acquistare una motosega, io prima direi di provare questa qui. È elettrica, taglia veramente buoni diametri, cosa che con la motosega ad esempio a scoppio io non riesco a fare con così tanta fluidità. Quindi questa assolutamente consigliata. E poi la forbice, diciamo proprio due parole sulla forbice. Tanto questa mettiamola qui, tanto per concludere il video, dai, che ormai penso che dura da parecchio. Allora, tanto la valigetta, ottimo materiale, troviamo già in dotazione naturalmente il libretto di istruzioni che, eccolo l'olio, che una comoda tasca per portarla in giro, magari attaccandola alla cintura, ottima. Questa a chi la consiglio? Sicuramente se sei un privato e cerchi qualcosa di con una qualità impeccabile, questa è quella che fa per te. Non ha dubbi sul taglio, non ha esitazioni, taglia anche diametri importanti, quindi se sei un privato esigente, questa te la consiglio. Ma la consiglio poi a tutta quella linea di persone che lavora nel professionale, quindi se sei ad esempio un giardiniere professionista, naturalmente è un investimento, però questo è il top di gamma, quindi diciamo che non ci sono punti così negativi. Inoltre sulla valigetta, all'interno della valigetta c'è due batterie. Se avete paura della durata di una batteria, magari che vi si scarichi, non ci sono problemi. Se fate tagli importanti, io ho visto che una batteria dura dalle 4 alle 6 ore facendo tagli di diametri veramente importanti. Se fate tagli santuari, medi, grossi, dura una giornata una batteria. Poi qui ne abbiamo due. Volendo, il caricatore che troviamo in dotazione ne può caricare tre, andate tranquilli. Inoltre, per così, tanto per non farci mancare niente, qui troviamo un pratico kit, l'olio per la lubrificazione, grasso, una lima per affilare e basta. Quindi io intanto sistemo qui tutto questo casino. Ringrazio nuovamente Maxi Garden che mi ha fatto provare queste magnifiche attrezzature. Vi lascio naturalmente qui sotto tutti i link che riportano al sito. Potete trovare queste magnifiche, direi, attrezzature magnifiche, bellissime. Veramente non ci sono parole. Dai, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!